Temporary Art Shop. Noi ci eravamo sentiti su Instagram, vero? Allora mi sembrava di ricordare il tuo volto, aspetta, perché avevo preso qualche appunto. Allora, mi ricordi il tuo nome? La persona giusta da cui venire. Sono molto bravo, sono molto bravo. E soprattutto così mi riempie un po' il tempo perché insomma, in questi giorni il mio temporary è abbastanza vuoto. Allora, beh, guarda, siediti pure sullo scabello, così possiamo cominciare. Avevi qualche preferenza su come farlo? Sono delle foto che ho caricato di ritratti che mi piacevano, ma no, non li ho fatti io. E no, appunto, mi piacevano, però sai, ah, pensavi li avessi fatti io? Vabbè, dai, comunque sono molto bravo, tranquillo, tranquillo. Vuoi vedere qualche lavoro? Ce li ho qui, tranquillo, li tengo sempre qui, sai, un po' di portfolio. Ok, allora guarda, il primo lavoro che ti faccio vedere è questo qui. Lo so, sembra magari un lavoro molto semplice, però guarda qui, ho anche un esempio di ritratto, che secondo me... Ah, tu volevi una cosa diversa. Sì, ma questo è un esempio, tranquillo, non ti preoccupare, sono... E poi cos'altro posso farti vedere allora? Beh, sai, sono molto bravo anche a colorare. Assolutamente sì. Le mie insegnanti già alle elementari mi dicevano, ma tu colori come un ragazzo della terza media. Ecco, guarda. Scegliere i colori giusti per questo lavoro non è stato facile, eh. Sì, devo ancora finirlo, è un po' lungo da fare. Ma se vuoi quando è finito te lo mando su Instagram. Giustamente non voglio intasarti. Hai ragione. Però secondo me verrà molto bene. Allora, ti va di cominciare il ritratto? Non sei convinto? Ti vedo un po' perplesso. Lo so, ma perché in realtà il problema, quello che ti blocca, perché sai, io sono anche un po' psicologo, quello che ti blocca è aver scoperto che i ritratti su Instagram in realtà non sono i miei, però se tu sei qui è perché alla fine ti fidi di me, ne sono certo. Dai, vedrai che alla fine viene un bel lavoro. Sono molto bravo con i ritratti. Allora, come lavorerò? Io ho il mio blocco da disegno e farei una sorta di bozza così prendo un po' le misure del tuo volto per fare una bozza, ecco, e poi vado subito con il colore a riempire, a caratterizzare tutte le varie cose. Dai, stai tranquillo, stai tranquillo. Allora, vedo che ti sei già messo comodo. Molto bene. Allora, prendiamo una pagina vuota del nostro. Vedi, ora è vuota, ma alla fine qui tu avrai l'impressione che ci sia uno specchio. Te lo garantisco, perché fidati, fidati. Allora, matita alla mano. Dicevamo come lo immagini questo ritratto? Un ritratto realistico. Ok? No, non ne ho mai fatti. Non ne ho mai fatti, è il primo. A scuola non ce li hanno fatti fare. Però tranquillo, perché mi hanno sempre detto che sono molto bravo, molto creativo, quindi verrà bene, verrà bene. E lo volevi frontale, di profilo, un po' di tre quarti, frontale. Ok, sei proprio convinto? No, sai, perché insomma,
questo viso, forse se lo facevi, sai, di profilo, risultavi un po' meno un Picasso, ecco, ma... No, cioè, non ti offendere, non ti offendere. Ogni tanto mi rendo conto che faccio dei commenti un po' a sproposito, ma commenti artistici, naturalmente, sia frontale, tanto poi alla fine noi andiamo ad abbellire, a rendere un pochino più aggraziato il tutto. Di nuovo, commento artistico, facciamo finta di niente, meglio cominciare. Allora sì, mi raccomando, scegli una posizione, tienila ben ferma. Cioè, certo se devi muoverti, devi starnutire, va bene, tanto alla fine sono un professionista, riesco a capire quando stai starnutendo, non ti disegno che starnutisci, ovvio. Però cerca di mantenerla, ok? Anche come espressione, insomma, un'espressione un pochino più decisa. Un po' di più, sempre uguale, tranquillo. Insomma, non si può essere tutti degli attori, no? Con cambio di espressione. Esatto. Allora, io comincio con la bozza. Un'altra mia caratteristica, che spero non ti dia fastidio, ma insomma, credo sia di molti artisti, perché io comunque mi reputo un artista di un certo livello, anche io ho le mie manie. Io non ti farò vedere il lavoro fin quando non è terminato. Perché non voglio farmi influenzare, magari mi dici no, ma i miei occhi sono troppo grandi, troppo piccoli, il mio naso, ok? Ok, però alla fine vedrai, come ti dicevo, penserai di essere di fronte ad uno specchio, ok? Ok, allora, questa è la tua espressione, sei convinto? No, per me va benissimo, se piace a te. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, permetterei... Sì, più o meno. Farò qualche controllo di tanto in tanto, è giusto, sai, per capire se sto muovendomi nella giusta direzione. Ok, l'arcata direi che ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. Il naso. No, nessun problema, è che, insomma, in genere i nasi sono un po' proporzionati, no? Il tuo comincia qua su e sembra non terminare più. Però, vabbè, tranquillo. Diciamo che a proporzioni ci siamo. Assolutamente sì. Guarda, uno degli altri miei talenti è quello di vedere subito se un lavoro verrà bene oppure no. E questo verrà molto bene, ne sono certo, ma come tutti gli altri, tutti i miei clienti, proprio stupefacente. Allora, passerei quindi al colore e comincerei subito con gli occhi, naturalmente, insomma. Anche perché forse è la parte più carina. Artisticamente carina, sì. Sei una bella persona, sì. Un po' con delle proporzioni anomale, ma tranquillo. Allora, sì. Nel mentre già ne approfitto per dirti che se mi vedrai usare dei colori che magari dici no, ma questo non c'entra nulla con me, tranquillo, perché a scuola ci hanno spiegato questa cosa molto, molto particolare. Insomma, se noi andiamo a usare dei colori sovrapposti, vengono delle sfumature molto, molto belle. E colori che magari non avresti pensato potessero uscire, io non avrei pensato, onestamente. Quindi, nel caso, non ti spaventare, eh. È tutto normale. Ok, questo un po' più così, un po' più su dell'altro. Eh sì, è un occhio un pochino più su, eh. Forse non l'hai mai notato, ma
accenno di quest'altro qui così. Sai, in realtà nasco fotografo, però quando dovevo iscrivermi a scuola, ormai tutti i corsi di fotografia erano pieni, ci ho pensato un po' tardi, e allora ho detto, vabbè, non è proprio il mio, ma sì, dai, mi piace anche disegnare, mi hanno sempre detto che sono molto bravo a farlo, e allora ho detto, ma sì, proviamo, proviamo, ed effettivamente tutti i miei clienti sono sempre rimasti molto soddisfatti, forse già te lo dicevo prima anche, no? Assolutamente sì, cioè tutti i miei cugini, tutti gli zii, tutti i parenti, proprio contenti. E beh, certo, bisogna cominciare dalla famiglia, no? Perché se no, se non ti aiutano loro, dove cominci? Insomma, no. Poi gli occhi, allora gli occhi ci siamo. Passerei al naso andiamo a definire un po' meglio. Puoi girarti un attimo di profilo così, perché volevo capire un po' meglio la forma del naso, perché è un po' patata, un po' affusolato, un po' appuntito. Non lo so, è proprio una faccia un po' particolare, non credi? Non te l'ha mai detto nessuno? Strano, strano. Ok, però penso di averlo inquadrato abbastanza, quindi. Guarda, davvero due gocce d'acqua, sono veramente contento di come sta venendo. Ok, poi dopo naturalmente passiamo alla fase di colore un pochino più definita, ma è giusto per, e poi alle labbra. Ok, allora, se puoi non mangiarti il labbro, ah, non te lo stai mangiando, ah, quindi è proprio il labbro sottile, così. Ok, sembravi. Non riesci a. Un pochino all'infuori. No, giusto, poi se lo vuoi realistico, giustamente. Però come faccio allora? Perché a scuola ci hanno solo insegnato a fare, insomma, le labbra normali, no? Quelle un po' strane, no. No, ma cioè, non ti offendere, cioè, i miei sono sempre commenti artistici. Commenti artistici. Vabbè, allora proviamo a fare tipo così. Mi raccomando, fermo. Vuoi parlare, però fermo. Cioè, in questo caso neanche parlare perché ti devo disegnare la bocca, naturalmente. Sono bravo, però non così tanto, cioè ho anche io dei limiti, insomma. L'asticella, per quanto alta, è un pochino. Limiti umani, cioè non sono un supereroe neanche io. Okay, direi che comunque. Sì, assolutamente ci siamo. Vedi, il mio estro artistico comunque mi salva sempre, in ogni situazione. Ma io lo sapevo, cioè, fin dei conti, assolutamente sì, assolutamente sì. E poi le sopracciglia.
prima. Mi raccomando, queste cose che ti dico, cioè, sono i miei segreti d'arte, quindi teniamoli per noi, cioè, tu hai la faccia di uno di cui posso fidarmi, quindi mi raccomando, però non diffonderli. Dici che sono comuni? No, guarda, perché probabilmente hai anche tu uno spirito un po' artistico, perché tipo, cioè, il riflesso nella pupilla, credimi, quello è veramente il mio tocco destro. Nessuno lo fa, fidati. Pensi che il Bernini come pittore andasse a mettere il perluccichio nell'occhio? Ma certo che non lo faceva, cioè, questa è veramente una cosa molto particolare e non mi stupirei se alla fine, fra 100 anni, diventassi io stesso una corrente d'arte, no? Perché mi rendo conto di avere un tratto molto, molto realistico e quindi molto diverso dagli altri. No, non è che punto in alto, ma insomma, è che lo so, ecco. Assolutamente sì. E poi direi di finire il riflesso. Vediamo un po'. Mi viene da dire, ma chi è quello vero dei due? Ma chi è? Mi dicono, sei tu perché questo è più bello. No, sto scherzando, tranquillo, tranquillo. Non troppo, ma sì. Ok, allora adesso direi di andare a definire la forma del volto. No, sai, stavo guardando perché quello che ti dicevo prima, no? Cioè, in genere le persone normali hanno un viso tondo, magari quadrato, un po' con la mascella. Invece tu hai questo lato molto dritto, e di qua sembra quasi un trapezio. Molto, molto particolare, ma se non sono indiscreto, per caso hai subito qualche trauma, qualche botta un po' forte? Insomma, per lasciarti così deformato. Cioè, senza offesa sempre, senza offesa, però insomma è un viso molto, molto particolare. Nessun trauma. No, neanche io, neanche io. Allora però, tranquillo, insomma, cercherò come ti dicevo, di andare un po' a smussare, no? L'arte poi fa questo, abbellisce le oscenità. Quindi, no, non sto dicendo che sei osceno, cioè, di nuovo scusami, i miei commenti un po' a sproposito, però è innegabile che il tuo volto non rasenti proprio la perfezione aurea, ecco. Però, tranquillo, hai scelto un ottimo artista, quindi ti sistemo io. Poi guarda, se vuoi, mi rendo anche disponibile, se volessi fare qualche intervento chirurgico, cioè a fare un bozzetto di come vorresti essere, se puoi darlo al chirurgo. No, beh, dico, se volessi farlo, cioè io te lo consiglio perché nel tuo caso potrebbe essere utile, però anche così stai bene, insomma, poi se hai trovato la tua dolce metà, sicuramente o è combinata come te o comunque ha visto il bello, no? Sì, ma sempre, insomma, con molta gentilezza, sempre. Quindi lato minore, obliquo, il lato obliquo e base. E poi possiamo anche calcolare l'area probabilmente. No, dai, sto scherzando, sto scherzando. E il mento, fammi vedere. Sì, beh, il mento è piatto, poco da misurare. Se ti appoggiano da qualche parte stai fermo con la testa, ne sono convinto. È vero? Allora, ok, poi andiamo a renderlo un pochino più netto così. Troppo dritto dici? Però guarda, dritta la riga è quella, cioè poco, poco da farci, una riga dritta. Sì. Ok. Però fidati, cioè, magari tu ora rimani un po' perplesso, un po' spaventato, no? Perché vedi questi tratti molto netti, ma cioè, ti assicuro, io quando faccio così e faccio un confronto, oggi siete
molto realistico soprattutto, anche se magari sembra che stia colorando poco, fidati, è veramente molto bello, cioè mi commuovo quasi a vederlo. E per quanto riguarda i tratti netti, anche qui guardo una mia caratteristica, e un'altra caratteristica è proprio quella che non uso mai la gomma, cioè faccio questi tratti netti, ma sempre precisi, sempre molto precisi, e insomma il non usare la gomma credo che mi caratterizzi anche abbastanza, no? Cioè, trovami un artista che non usa la gomma. Cioè, chiunque usava la gomma, ne sono certo, anche Bernini, tra una scultura e l'altra, quando dipingeva, cioè io posso metterci la mano sul fuoco che andava di gomma, ne sono assolutamente certo, assolutamente certo. E io invece non lo faccio, io invece non lo faccio, e questo mi rende proprio un artista con la A maiuscola, con la A maiuscola. Molto, molto bene. Ora la parte che a me piace di più, i capelli assolutamente. Allora, se puoi fare un attimo così con la testa, così, perché così con le luci vedo bene tutti i riflessi che ci sono sulla tua chioma, anche se non è che sia così folta, insomma un po' di alopecia incipiente forse, non lo so, non lo so, però no, sono folti, meno male, meno male. Comunque usa un po' di prodotti perché te lo consiglio. Ah, se no non arrivi a 30 anni con i capelli. Credo sia veramente uno dei miei lavori migliori, nonché uno dei pochi che ho fatto, a essere sinceri. Però sì, assolutamente, assolutamente. Ok, e poi una cosa che mi piace molto del tuo viso, c'è cioè qualcosa di carino, insomma, oltre al colore degli occhi ce l'hai. No, vabbè, dai. Ormai dico per dire il fatto che hai le gote arrossate, ecco, dà un po' di tridimensionalità a questo volto, che sennò c'è tra la bocca inesistente e gli occhi cascanti, cioè sarebbe un volto un pochino moribondo, ecco. Andiamo a dare questo tocco un pochino di vita, andiamo a rendere le tue guance un pochino, ma proprio solo leggermente più arrossate, eh. È un tocco molto leggero. Si noterà appena, vedrai, alla fine mi dirai, Luca, hai ragione, non si nota proprio, ma si vede che c'è, si vede ma non si vede, ecco, questa è un'altra mia caratteristica. I dettagli che si percepiscono ma non si vedono. È perfetto, è perfetto. Ok, allora, guarda, io direi che lo firmo, se ti va lo firmo, perché secondo me acquisirà un valore inestimabile. Posso? Ecco qui. Tu chiudi gli occhi un attimo e io poi al 3 lo giro e tu apri gli occhi. E davvero ti assicuro che non è uno specchio. Ti assicuro che non è uno specchio. So che
si riprendono. Insomma, due gocce d'acqua, cioè guardati. Due gocce d'acqua. E poi guarda anche qui, lo so che tu non te ne accorgi, ma qui e qui, qui e qui. E dopo ho messo quel leggero rosso di cui ti parlavo prima, insomma, delle tue guance leggermente arrossate che si vede ma non si vede. È molto bello. E poi guarda anche gli occhi hanno proprio creato questa sorta di valore aggiunto al lavoro, non credi? Secondo me si rende molto molto bene, ti rende proprio giustizia. Ok, allora guarda, io te lo lascio e poi puoi mandarmi i soldi su PayPal. Sì, tranquillo, anche se devi fare l'account, insomma, anche stasera con calma, e tanto mi fido di te, so che me li manderai i soldi perché ho visto il tuo sguardo di gioia quando ti ho fatto vedere il ritratto, quindi non c'è problema, mi fido assolutamente. Allora, questo è tuo e ti auguro una buona giornata e spero che, insomma, il regalo che tu darai alla tua dolce metà venga apprezzato almeno la metà di quanto l'hai apprezzato tu. Guarda, sono veramente contento così felice. Sì, insomma, rispetto a prima hai lo sguardo forse un pochino più tetro, però sono sicuro che sia felicità. Sì, mi piace pensare che sia così. Ok, dai, allora io ti lascio andare, mi raccomando, fammi un po' di pubblicità e così arriva un altro po' di movimento nel mio temporary.